Hello everyone! Non sapete quanto sono contenta di fare un Draw My Life. E Draw My Life è un trend che andava tantissimi anni fa, quando avevo anche appena iniziato il mio canale YouTube, anche prima. Ed è un tipo di video che ho sempre voluto fare e ho anche pensato di farlo per un periodo di tempo. Però non è che io sia proprio bravissima a disegnare. E poi mi era passato di mente, fino a quando Sergio, che è un artista, un illustratore bravissimo, non mi ha contattata, non mi ha detto: senti, ma perché non facciamo un Draw My Life insieme? Mi piacerebbe disegnare la tua vita. È un'idea bellissima. Tra l'altro io vi lascio i suoi contatti, Instagram, YouTube, tutto qui in info box. Su Instagram potete vedere i suoi lavori, è bravissimo, sa disegnare delle cose wow. Così se avete qualche richiesta potete anche commissionargli dei lavori. Comunque, nel video di oggi parleremo un po' dei cavoli miei, tipo della mia vita da quando sono nata fino ad adesso. Ovviamente a grandi linee, però coprendo tutte le tappe principali, le cose che secondo me hanno segnato, nel bene e nel male, il mio cammino. Se siete in un periodo un po' sensibile, io vi dico, voglio avvertirvi adesso, che parlerò brevemente di una perdita che ho subito durante la mia vita. E magari, ecco, se non vi sentite particolarmente forti o in grado di sopportare un video un po' più, non voglio dire pesante, però un po' più profondo in questo momento, magari salvatevi questo video per un altro momento. Altrimenti iniziamo. Allora, io sono nata il 30 gennaio del 1991, e sì, già ho 31 anni, anche se ovviamente non si direbbe, a Roma, da mamma Silvia, di Roma, Montesagro, e papà Roberto, di Nuovo Salario, sempre Roma. Io ero la prima bambina della famiglia, sapete, tipo la prima tra i figli, i nipoti, la prima dei cuginetti, per dire. E la mia nascita è stato un grande avvenimento tra i parenti, no? Erano tutti felici, la prima bambina, molto coccolata. Ho passato i primi anni della mia vita in una piccola casa vicino al centro della città, ero a Piazza Bologna, per poi spostarmi in una casa più grande in periferia dopo che è nato mio fratello Marco, quindi avevo circa 3 anni al tempo. La mia infanzia è stata sicuramente segnata sia dal rapporto che avevo con Marco, perché io e lui eravamo davvero inseparabili. Mamma dice che non sono mai stata gelosa di lui, l'ho sempre preso un po' come figlio, un po' come fratello, un po' come amico. E è stata segnata la mia infanzia anche dalla presenza della mia famiglia, perché ho moltissimi zii, ho moltissime zie che sono sempre stati molto presenti per me, anche, come dicevo prima, essendo la prima bambina, mio fratello era il secondo della famiglia. E poi durante tutta l'infanzia c'è stato sempre molto impegno che io mettevo nella scuola. La scuola, diciamo che merita un piccolo capitolo a parte, vista la sua importanza per me durante gli anni della crescita. Ho sempre trovato lo studio abbastanza facile e ci ho sempre messo molto impegno anche. Ero convinta che il mio ruolo da bambina fosse studiare e prendere buoni voti. Quindi non vi nascondo che oggi penso che dietro questo impegno ci fosse anche un bel senso di perfezionismo, che forse ho sempre avuto e che ho ancora, ma su cui ho iniziato a lavorare in età adulta. Però questo senso di perfezionismo mi ha anche permesso di portare a casa ottimi risultati a livello scolastico. Dopo le scuole medie ho frequentato il liceo classico linguistico, quindi facevo spagnolo, francese, inglese, latino, e una volta diplomata ho frequentato prima la triennale in lingue, poi la magistrale in lingue e traduzione, sempre a Roma. A scuola non ho mai avuto problemi di socializzazione, anzi, ho sempre avuto molti amici. Addirittura durante gli anni del liceo uscivo con tante comitive, quindi era un po' una social butterfly, un giorno di qui, un giorno di là. Però le cose sono cambiate l'ultimo anno del liceo, perché quando ero in quarto ho perso mio fratello. Marco, mio fratello. Noi siamo sempre stati inseparabili, nonostante quasi 3 anni di differenza, no? Che sapete che quando sei piccolo sembrano sempre tantissimi. Avevamo 2 camere da letto, però dormivamo insieme, in una, nello stesso letto. Questo anche quando eravamo più grandi, fino a quando, ecco, non ho avuto 18 anni, che poi è venuto a mancare. Da piccoli giocavamo sempre insieme dopo la scuola, la PlayStation, a ping pong, con le Barbie, con tutto quanto. Da più grande lui usciva spesso in comitiva con i miei amici e io uscivo con i suoi, che anche questo è abbastanza strano. Di solito i ragazzi non vogliono portare il fratellino minore in comitiva, no? Invece ero contenta, e ero contenta anche di uscire con i suoi amici, con cui ancora mi sento, tra l'altro. Io, per esempio, non ho imparato a cucinare fino all'età adulta, praticamente, perché lui aveva la passione per la cucina, cucinava sempre per me, anche dopo scuola. Insomma, avevamo un bellissimo rapporto che mi ha portato tanta gioia e alla fine mi ha resa la persona che sono oggi.
La mia vita è ovviamente cambiata moltissimo quando è morto. Lui è morto improvvisamente con un aneurisma, aveva 15 anni e io ne avevo 18. Gli anni che hanno seguito quell'evento sono stati anni durissimi per tutta la mia famiglia, voi potete immaginare, no? Mamma, papà, zii, zie. Molti miei amici mi sono stati vicino, devo dire, e tanti di questi sono tuttora miei amici ovviamente. Altri, molti, no, lì ho scremato. Infatti sicuramente da questa esperienza ho anche imparato molto e continuo ancora ad imparare. Dopo il liceo e dopo 7 anni di accademia di musica passati a studiare canto, coro, solfeggio, a cantare con dei gruppi, ho deciso di seguire la mia passione e di provare a cantare professionalmente. Ho cominciato a cercare su internet e ho trovato un lavoro come cantante presso l'orchestra Casadei e mi sono trasferita in Romagna per passare con loro il tour estivo. Ho passato delle giornate fantastiche, delle serate fantastiche sui palchi delle piazze italiane con loro. Abbiamo lavorato in TV, ho capito meglio cosa vuol dire lavorare come cantante di un'orchestra. E l'esperienza con loro è terminata in amicizia dopo qualche anno, vista comunque la difficoltà che avevo nel portare avanti sia l'università che i tour estivi. Gli anni dell'università sono stati, devo dire, molto belli. Studiare non mi è mai pesato troppo, soprattutto poi nel sistema universitario, dove non ci sono interrogazioni a sorpresa e compagni odiosi con cui sei costretto a interagire giorno dopo giorno per anni. Adoravo togliermi tutti gli esami al primo appello e poi godermi il tempo libero. Viaggiare, leggere, uscire con gli amici. In quel periodo poi frequentavo un producer della scena rap di Roma, con cui sono stata in realtà 5 anni, quindi anche tanto tempo. E praticamente io passavo 5 giorni a settimana nel suo studio di registrazione, a scambiare idee con artisti su canzoni, a parlare con personaggi del mondo underground, della scena rap di Roma e non solo. Finita la specialistica e la storia col mio ex, ho deciso che Tokyo mi incuriosiva e sono andata lì a testare il terreno per 3 mesi. Tornata a Roma, ero decisa a trasferirmi lì. E incredibilmente, ho convinto anche Brian a venire con me. Brian, che in realtà avevo conosciuto poco tempo prima. Insieme ci siamo procurati i documenti per trasferirci in Giappone e siamo partiti con l'intenzione di restare 1 anno. Alla fine siamo rimasti 2 anni. Questa, secondo me, è stata l'esperienza più bella della mia vita. Lì vivevamo in un monolocale e io lavoravo per un'azienda che aveva scuole d'inglese in tutta Tokyo. In quella scuola ho lavorato sia come insegnante all'inizio che poi nelle risorse umane e ho imparato tantissimo. Ancora adesso mi manca Tokyo, voi lo sapete, io ogni volta che posso ci torno. Quando abbiamo deciso di tornare a Roma, io e Brian abbiamo anche deciso di sposarci per poter vivere finalmente insieme in Italia. E io ho iniziato a lavorare insegnando inglese online, ho messo più impegno nelle mie pagine social e creando un po' la realtà che conoscete adesso, il mio Instagram, il mio YouTube. Poi, ok, ultimamente, come sapete, la storia tra me e Brian è finita, è terminata da poco. E in questo momento sono a Roma, però ho molte idee che mi passano per la mente. Quindi stay tuned because chissà cosa accadrà in futuro. Piena. Finora è stata una... a good ride. Vediamo cosa ha in serbo il futuro, no? Ragazzi, grazie di aver guardato questo video. Adesso mi conoscete anche un po' meglio. Ma se guardate i miei vlog, probabilmente niente di quello che avete sentito oggi vi ha sorpreso troppo. Qui sotto ci sono i contatti di Sergio e i miei. Quindi iscrivetevi ai nostri canali Instagram e YouTube. E see you next time!